Rocco. Ecco fatto, recording in progress, dite continua, ok, siamo con te. Benissimo, io vi raccomando, se posso, l'incontro della prossima settimana parlerà di molti temi che riguardano in particolare la gestione delle rimesse e fra l'altro si impara anche quali sono i modi migliori, meno costosi, più efficienti di trasferire e riutilizzare le proprie risorse, che sono informazioni di grande interesse, immagino. Non solo questo, però anche da un punto di vista pratico ci sono dei motivi, scusate, dei motivi molto validi per esserci. Bene, la giornata di oggi è dedicata a quella che abbiamo chiamato, quello che abbiamo chiamato un bilancio finale, no? Fare un po' un bilancio di queste giornate, fatto salvo incontro previsto per la prossima settimana, quindi chiedere un po' ai partecipanti di fare una propria valutazione del percorso che è stato effettuato e anche a partire da questo bilancio, da questa valutazione, raccogliere proposte per cosa fare dopo per valorizzare i giovani, sia attivisti sociali sia migranti dell'Agro Pontino che hanno preso parte a questo corso e anche tutti coloro che voi potreste coinvolgere con i vostri gruppi, le vostre associazioni, i vostri contatti. Dunque, la giornata poggia molto sulla vostra partecipazione. E vorremmo quindi, prima di tutto, che Mattia e Rocco ci indicassero le principali questioni che sono emerse dal lavoro che loro hanno svolto, dalle ricerche che hanno svolto all'interno del progetto, e poi dividerci in tre gruppi, tre classi, che poi vi illustrerò. Queste sono ognuna su un tema specifico. Avrete ogni classe, comunque ogni gruppo, ogni classe avrà due domande, le stesse, che dovranno trovare risposta rispetto al tema che quel gruppo si è dato come argomento di discussione, no? Avremo quindi un gruppo sull'associazionismo, avremo un gruppo sulla scuola e proponiamo un terzo gruppo sul lavoro, avendo poi tutti questi gruppi anche la possibilità di mettere a fuoco all'interno della propria discussione il tema cooperazione legato rispettivamente all'associazionismo, al lavoro, alla scuola. Poi vi dirò quali sono le domande. E quindi si fa un lavoro di gruppo, poi ci si rivede in aula, si discute, ci si scambiano le informazioni riguardo ai risultati a cui si è arrivati. Poi avremo da parte di Marco Guadagnino di Tempi Moderni una presentazione sui risultati del tavolo interistituzionale cui ha preso parte. Al termine di questo lavoro abbastanza intenso, come potete immaginare, ci sarà una discussione su che cosa si intende fare, cosa si può fare per il futuro, cosa si porta a casa di questa esperienza qui, e Rocco e Mattia presenteranno il video della ricerca e poi ci daremo appuntamento per la prossima settimana. Ecco, questa è la giornata di oggi, quindi come vedete, pochi o molti dovrete produrre, ecco, soprattutto perché è per voi, diciamo, l'idea è che voi produciate delle riflessioni, delle indicazioni che poi possono diventare anche pratica nei prossimi mesi. Ma su come organizzare i gruppi di lavoro, queste tre classi, diciamo così, vi parlerò dopo. Quindi adesso lascio la parola a Mattia e Rocco per le principali questioni che sono emerse dalla ricerca. Prego. Grazie. E allora, io cercherò di fare un attimo il punto di tutti gli incontri, ora senza fare dei riassunti modulo per modulo, che risulterebbero anche un po' poco
poco utili alla nostra, invece, al nostro incontro. E invece mi vorrei focalizzare, appunto, come diceva già Dario, sulle questioni un po' principali. Beh, siamo partiti all'inizio di questo percorso mettendo di fatto davanti un paradigma, una linea guida che ha cercato di dare appunto la linea al nostro lavoro, che era quella appunto dello sviluppo sostenibile. Il primo modulo abbiamo parlato appunto dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto non in termini, ok, soltanto ambiente oppure a singoli obiettivi, ma invece abbiamo cercato di fare risaltare in un certo senso come questi obiettivi di fatto si concatenino uno con l'altro. L'abbiamo un po' visto nel primo incontro con la nostra ricerca che abbiamo fatto io, Rocco e Andrea all'interno del progetto Get Up, e quindi su come, ad esempio, le disuguaglianze e discriminazioni poi si concatenano all'interno del tema più ampio, che è quello dell'inclusione, per esempio, dei migranti all'interno delle comunità cosiddette ospitanti. Abbiamo parlato poi, e quando ci siamo divisi per classi la prima volta, beh, di fatto abbiamo visto che le prime cose che venivano in superficie, beh, erano state diverse. C'era chi aveva messo l'ambiente come primo, parlando ad esempio di criticità, come prima criticità del territorio, che invece parlava di lavoro. Io mi ricordo nel mio gruppo molti dei ragazzi che stavano partecipando avevano parlato di lavoro. Temi che poi si sono pian piano snocciolati nel corso dei moduli. Beh, moduli che poi hanno anche fatto risaltare il fatto che ci sono alcuni temi che sono trasversali. L'abbiamo visto, sono trasversali. Ad esempio, penso al saper comunicare determinate questioni, come ad esempio la migrazione, e saperle comunicare all'interno di determinate questioni molto caratterizzanti il territorio poi del Pontino. E andando appunto sulle questioni più materiali, che poi ci serviranno anche a noi adesso in questo nostro esercizio che faremo oggi, sono soprattutto quelle legate all'associazionismo, ad esempio. Che cosa vuol dire fare associazionismo e perché avere alle spalle un'associazione? Beh, durante gli incontri è venuto fuori che ci sono dei punti di forza, che appunto possono permettere al migrante, all'associazione di migranti, alle associazioni miste, dei punti di forza che possono essere sfruttati in funzione di determinate tematiche. Lo avevamo Elio Zappone, ad esempio, con la sua discussione sul lavoro. Beh, di fatto diceva: beh, un'associazione, avere un bacino di utenza dove diverse persone interagiscono, beh, potrebbe essere utile, ad esempio, nella formazione, nell'informazione sui diritti, ad esempio, dei lavoratori in quel caso specifico lì, oppure nella promozione, come abbiamo visto anche dalle diverse testimonianze, sull'informazione, ad esempio, in termini dell'ambiente, l'ho visto con Mondo Futuro. Oppure addirittura sull'inclusione e il supporto dei servizi del territorio. Avevamo invitato Stefania Zanda del Comune di Aprilia, che ci aveva illustrato tutti i servizi messi a disposizione, ad esempio, alle comunità, ai migranti del territorio, per esempio nel Comune di Aprilia. E appunto per far usufruire i migranti dei miei servizi, servizi che non sempre sono conosciuti all'interno delle realtà migranti del territorio. Ecco, in questo contesto, e qui si concatena un po' si concatenano un po' le due cose, cioè avere il bacino di scambio e di interazione, e con appunto poi tutte le attività offerte dal territorio. Naturalmente, poi andando anche sull'aspetto un po' più formale di fare associazionismo, abbiamo chiamato degli esperti, no? Che ci hanno fatto conoscere un po' anche
la realtà a livello nazionale, no? Quindi cosa, quali sono, quali sarebbero anche i vantaggi di fare associazionismo e di poi legarlo, e ecco qui anche oggi un po', forse anche per bisogno, abbiamo diciamo scelto che la cooperazione era un po' trasversale, però appunto ci hanno illustrato come ad esempio la legge nazionale sulla cooperazione, beh, di fatto riconosce, permette all'associazione di migranti di essere attori stessi della cooperazione allo sviluppo, quindi della cooperazione internazionale, aiutare i paesi di origine di una determinata comunità. E questo appunto può essere realizzato naturalmente attraverso poi i progetti che ogni singola associazione va a realizzare all'interno di un dato territorio. Quindi diciamo si parte dall'aspetto globale, internazionale, nazionale, quindi con le leggi su ad esempio alla cooperazione, e per poi passare al territorio, quindi a imbuto, con le associazioni appunto, le associazioni dei migranti che si sviluppano all'interno di un dato territorio. Naturalmente, all'interno di ciò non possiamo diciamo, denigrare in alcun senso, visto anche comunque il tema che è molto centrale, è il tema del lavoro. Marco Guadagnino, lo stesso Marco Mizzolo e lo stesso Elio Zappone, che ci avevano dato una sorta di panoramica sia degli aspetti più negativi. Marco Mizzolo ci aveva parlato del fenomeno, il problema del caporalato in agricoltura, e Elio Zappone che ci ha dato, diciamo, ha cercato di far informazione su invece gli strumenti che potrebbero contrastare il fenomeno. Argomenti abbastanza complessi, anche difficili sotto il punto di vista anche un po' linguistico, ad esempio, però che sono utili e che possono giovare a tutti noi, e quindi discuterne oggi, magari poi nei vari gruppi chi sceglierà il gruppo lavoro ci dirà ci darà il loro feedback, il loro riscontro su questa nostra attività, che a nostro avviso è diciamo centrale per il territorio. Un terzo aspetto, e quello è più legato anche diciamo alla nostra ricerca che abbiamo fatto con il CESPI all'interno del progetto GetUp, è stato quello di un po' affrontare anche uno dei luoghi principali all'interno del quale si incontrano anche un po' le diverse culture, che è quello della scuola, un luogo fondamentale e per insomma perché appunto si ha a che fare con le giovani generazioni, che sono comunque sempre il territorio pontino, essendo anche un territorio di lunga tradizione migratoria, siamo arrivati già alla seconda, alle terze generazioni di migranti, e che è un luogo di fatto centrale anche per far partire questo percorso di progettualità che possa mirare sia all'interno dell'associazione del territorio stesso, ma anche in un'ottica più ampia e anche più diciamo più ambiziosa, che è quella appunto legata alla cooperazione internazionale. Molte scuole del territorio abbiamo potuto constatare che si sono mosse, anche se molto lentamente, con progetti molto semplici, per esempio degli scambi tra scuole, e quindi che si muove in questa direzione, appunto partendo proprio dalle esigenze del territorio. La presenza dei ragazzi con background migratorio è un dato di fatto, no? E molte scuole del territorio sono scuole di fatto quasi multietniche, diciamo, dove diverse nazionalità sono ormai parte integrante dell'ambiente scolastico. E quindi, proprio per questa ragione, il tema è un tema da affrontare e su cui, diciamo, ragionarci per dare anche degli impulsi. Il nostro obiettivo proprio oggi è proprio questo qui, no? Di confrontarci su questi tre grandi temi. Poi, insomma, appunto, quello della cooperazione taglia un po' tutti in modo orizzontale, tutti e tre i temi, però appunto per dare delle indicazioni materiali, effettive, su questi tre temi. E, insomma, è la stessa, l'abbiamo fatto durante la ricerca, cercando di raccogliere le voci dal territorio, lo facciamo anche in questo momento qui, che a nostro avviso è il metodo migliore per raccogliere appunto le
le vostre sensazioni, le vostre valutazioni e le vostre proposte rispetto a questi tre temi. Grazie. Bene, grazie Mattia. Allora, adesso, come dicevamo, abbiamo pensato a queste tre classi, questi tre gruppi, che dovremmo provare a costituire in modo equilibrato, distribuendo i partecipanti per questi tre temi che, ricordo, sono lavoro, associazionismo e scuola. Allora, ciascun gruppo dovrebbe riferire alle domande che adesso pongo, appunto al tema del proprio gruppo di discussione. Allora, le due domande sono: la prima è quali sono le cose più interessanti ascoltate riguardo a questo tema durante il corso? E la seconda domanda è su quale o quali di questi aspetti ti piacerebbe portare avanti un progetto futuro. Faccio un esempio: progettazione fra scuole, possibilità, volontà o utilità di costituirsi in associazioni fra migranti, eventualmente anche di provenienze diverse, oppure come entrare in associazioni già esistenti, come intervenire sui diritti del lavoro, sull'equità di trattamento e così via. Quali sono i temi emersi che potrebbero diventare oggetto di un progetto personale per il futuro? Queste sono le domande. Quello che ti interessava di più è sui temi che saranno, cioè quali sono le cose più interessanti che ti sembra di aver ascoltato e poi su quale di queste ti interesserebbe sviluppare e costruire un progetto. Allora, noi abbiamo pensato a circa 30 minuti, ma siccome non c'è un numero grandissimo di partecipanti, potrebbero anche ridursi a una ventina di minuti. Vediamo, insomma, non è che dobbiamo per forza star chiusi perché coi tempi ci siamo, stiamo andando abbastanza bene. Allora, per quanto riguarda la costituzione però dei gruppi, Mattia e Rocco hanno ricevuto alcune dichiarazioni di interesse e vediamo, tenendo conto di queste e tenendo conto dell'equilibrio fra i gruppi, come costituirli. Ripeto, nel momento in cui vi iscrivete a un gruppo o scegliete un gruppo, pensate al progetto che vi interessa costruire per il futuro. Conviene ovviamente andare nel gruppo in cui si tratterà il tema su cui vi piacerebbe fare un progetto personale. Ecco, quindi Rocco, tu avevi un po' il ragionato, no, su come distribuire le persone, o apriamo da zero e ognuno si esprime dove intende andare, non so, com'è il quadro? Allora, si erano prenotati per il gruppo sull'associazionismo in quattro e in tre dovrebbero essere presenti. Sì. Mentre sul gruppo lavoro si erano prenotati in due che sono entrambi presenti. L'ultimo gruppo scuola non c'ha partecipanti ad ora. Secondo me conviene chiedere ad ognuno quale gruppo vuole. Abbiamo una conferma, sì. Rocco, scusami, allora del primo gruppo associazioni sono presenti tutti e quattro perché ci sono Faraz, Bajinka, Barbara e poi c'è Margaret. No, Sì, il gruppo. La mina Sì, è Bajinka, Lamine. sì. Scusami, allora sì, sono presenti tutti e quattro. Tutte e quattro, poi cioè, sul lavoro c'è Sergio. Scusate, ci doveva essere anche Medio, però è sul pullman e senza telefonino, gli siamo morto il telefono. È per quello che non sta ancora connesso. Salì a casa, si connetterà. Non c'è problema. E poi c'è sul lavoro Sergio e Serena. Sì. E poi avremo la scuola che per ora Leggo in chat che Sara si vorrebbe partecipare al gruppo scuola. Ecco, Ok. Anch'io. anche Ivana, perfetto. allora ci siamo perché sono 8 e mi pare che i partecipanti oggi siano 8. Ok, allora.
faccio i gruppi. Qualcuno nel settore lavoro, siamo solo in due. Mattia o... Sì, sì, assolutamente. Allora. Dario, qualcuno... No, no, ma associando? noi entriamo. Ci siamo anche noi, eh? Non per, noi... Beh, sto bene con Serena, quindi indubbiamente, tanto che... Sì, sì, sì. Va bene. Quindi, dirigici, Rocco. Sì, sto creando i gruppi. Bene. Ok. Dai quali dobbiamo riemergere alle, beh, sono i 14, diciamo ai 40, 35, 40? 40 penso che vada anche bene, no? Ai 40. Giusto, Andrea? Sì. Bene. Poi un giorno Rocco m'impari pure a me a fare i gruppi. Non bisogna fare queste battute con persone straniere, i quali sanno benissimo che non si dice mi impari, però te lo sentono dire e dice ma allora mi hanno insegnato sbagliato, e invece no, non si dice mi impari. In francese si dice, ma in italiano no, è un errore gravissimo. Scusami Dario, Victor, in che gruppo vorresti partecipare? Com'è? A Victory, no, fate voi, no, Rocco, fate voi anche sulla base delle vostre competenze, dei gruppi, delle persone, sì, che ci sono. Orientatemi a me di dove andare. Ecco. Sì, no, sto chiedendo a Victory, che non ha espresso un giudizio, in che gruppo vorrebbe partecipare? Io, scuola. Va bene. Va bene, a questo punto apro le stanze. Quindi dove mi hai messo? A scuola. Ah, ecco. Volevi imparare a parlare meglio? Va bene, sono fregato per mia madre. Va bene, buon lavoro a tutti. Ok. Grazie. Ok, riprendo. Ok, bene. Allora, per il gruppo 1 lavoro, io direi insomma che, come ci raccontava Serena, la Caritas ha già in atto una serie di progetti per far fronte alle questioni, insomma, che hanno come riferimento il lavoro, quindi parlava di accesso abitativo, redazione di curriculum, orientamento per tirocini lavoro, fino anche a redazione bilanci familiari per una migliore gestione. Quindi sono già diverse iniziative in atto. E io ci aggiungerei la cosa che ci raccontava e ci indicava in particolare Sergio, e cioè affiancare a questi progetti che comunque hanno dei vincoli, perché vengono da dei finanziamenti a bando e quindi tutti questi finanziamenti di solito hanno dei target specifici e poi naturalmente durano 1-2 anni, massimo 3 anni, e quindi ci si ritrova sempre con il problema di come dare continuità a tutte queste iniziative. E Sergio lanciava un'idea che era quella di mettere in piedi un qualcosa che fosse non legato a questi progetti con finanziamenti a bando e in qualche maniera fosse capace di raccogliere fondi attraverso delle donazioni, aggiungo anche attraverso crowdfunding, insomma sistemi nuovi di raccolta di finanziamenti per mettere in piedi delle borse di studio per migranti che vogliono cambiare lavoro e quindi uscire dal ghetto dell'agricoltura e dello sfruttamento dell'agricoltura e imparare appunto delle professioni, dei mestieri che gli consentano di
aprirsi nuovi spazi lavorativi e anche nuovi spazi di vita. Quindi una progettazione di borse di studio, borse di lavoro. E quindi... Grande Andrea, hai spiegato molto meglio di me, meno male che tutto è registrato. L'importante è ascoltare bene, imparare anche qualcosa, perché poi... Va bene, io finisco qui perché sennò, insomma, il tempo ci mangia, noi mangiamo il tempo. Bene, e per il prossimo gruppo, quello su associazionismo, chi prende la parola? Sì, allora, sull'associazionismo ci siamo confrontati con Barbara, Faras, Bajinka e Margaret. Tutti hanno voglia di impegnarsi sul territorio e costituire un'associazione. Margaret vorrebbe, che ha già avuto un'esperienza di associazionismo in passato, come era, faceva parte dell'associazione di mediatori, che poi non è andata a buon fine perché sono venute meno le persone e i soci, per motivi di lavoro più che altro, e vorrebbe fare un'associazione legata più agli aspetti culturali e di tradizioni africane. Mentre sia Faraz che Barbara e Bajinka hanno espresso la necessità di creare dei gruppi anche informali o associazioni, che poi diventeranno associazioni di autoaiuto tra migranti sul territorio, che hanno come obiettivo, principale quello di fare informazione e supporto per l'accesso ai vari servizi del territorio, che può essere la scuola, al comune. Se hanno l'obiettivo di lavorare specialmente sulla valorizzazione delle competenze dei migranti. Più o meno ho detto tutto. Non so se Barbara o qualcuno, Faraz, Bajinka, vuole intervenire per completare. No. Bene, allora... Mi sembra una buona sintesi. Ottimo. Bene, allora l'ultimo gruppo da presentare è scuola. C'era... Victory, c'era Sara, Ivana, Marco e chi vi parla. E tre punti principalmente. Il primo, la scuola non spinge verso uno scambio di conoscenza reciproca e quindi fra gli alunni, pur in presenza di una quantità significativa di ragazze e ragazzi immigrati, che così a occhio, insomma, in alcune realtà arriva quasi alla metà dei giovani presenti in scuola. Quindi questo non aiuta, questo anzi mantiene in sostanza separazione, ghettizzazione, anche autoseparazione, perché poi dall'altra parte si vede spesso un comportamento delle famiglie che andrebbe approfondito, che sembrano favorire o quantomeno non contrastare come dovrebbero una certa evasione scolastica. I casi che sono stati citati riguardano già le scuole secondarie e in questo mancato accesso a scuola influisce, non sembra influire il genere, cioè non c'è una, non sembra, almeno dall'esperienza di chi lo ha raccontato, una particolare prevalenza di ragazze assenti, non sembra che il fenomeno sia soprattutto lì, quindi ci sono altri motivi che andrebbero esplorati e c'è anche poi i CPA che non hanno una sufficiente capacità di assorbimento e quindi queste persone direttamente vengono perse al percorso educativo, al percorso scolastico. Quindi questo è il primo, quindi abbiamo questi sono i due punti sostanzialmente, uno è quello
della scuola che non integra, dall'altra parte le famiglie anche, quindi il risultato di questo è una certa separazione per gruppi etnici, diciamo. E poi un altro punto che è sollevato e su cui andrebbe fatto un lavoro sistematico è una non preparazione di buona parte del corpo insegnante a trattare la complessità di gruppi in cui ci sono bambini, ragazze, ragazzi di provenienza diversa, insomma. E Vittori ci raccontava problemi di integrazione nell'ambito scolastico della sua bambina, quantomeno problemi legati a una certa, diciamo, come dire, effervescenza, ecco, della bambina, quindi le solite cose fra bambini: mi ha picchiato lui, guarda, è tornato a casa con i lividi, lamentele di genitori con la maestra, e l'insegnante ha dato come unica soluzione: la bambina deve stare per conto suo, non deve giocare con gli altri. E questo, certo, che se diventasse il metodo sarebbe davvero preoccupante e foriero, insomma, di un bel po' di guai. Quindi formazione sistematica alla multiculturalità, a provenienze culturali e percorsi diversi dei bambini e dei giovani con cui gli insegnanti hanno a che fare. Questo sembra essere un problema molto serio nella formazione di una nuova un nuovo gruppo, non so come chiamarle, insomma, il corpo docente ai diversi livelli, in cui particolarmente in un territorio come l'Agropontino un problema del genere diventa cruciale per la formazione della società di domani. Mi pare che questo in sostanza fossero i punti che abbiamo sollevato. Non si è trovato un modo, cioè come legare, come la cooperazione possa intervenire o possa facilitare o possa integrare, ecco, questo tipo di criticità che abbiamo segnalato. Mi pare sia tutto. Se non ho detto qualcosa, prego i partecipanti al mio gruppo di integrarlo. Grazie. A questo punto siamo arrivati alla... direi che queste possono essere considerate un po' le conclusioni del percorso che abbiamo fatto sino ad ora. Ovviamente i temi che sono sollevati hanno origine, questo ho dimenticato di dirlo, soprattutto quello della mancata integrazione, dell'incapacità della scuola di favorire lo scambio, la conoscenza reciproca, viene fatto risalire proprio a una delle slide viste nel primo incontro, e quindi queste riflessioni in realtà sono legate a poi quello che nel percorso si è detto e si è approfondito. Ecco. A questo punto io credo che non ci resti altro, cercando di recuperare il tempo, che dare la parola a Marco Guadagnino. Non so se qualcuno vuole, scusate, prima correttamente dovrei dire, qualcuno vuol dire qualcosa su quello che si è detto qui, che magari avete ascoltato da un gruppo di cui non facevate parte. Allora... se non c'è altro, io... No, a me, scusa, ecco, prego, prego. Mi interessava nel gruppo lavoro quell'idea lavoro, che poi vorrei capire meglio, della possibilità, non ho capito bene come, anche perché ho una connessione un po' ballerina stasera, sul discorso delle borse di studio. Perché... allora, io conosco parecchi ragazzi che, anche afferendo a queste scuole di formazione, con finanziamenti della Regione Lazio, col bilancio delle competenze fatto bene, eccetera, secondo me sarebbero una grossa risorsa per tutti. E quindi questa cosa, insomma, visto che qualcuno forse mi conosce, è Sergio. Se ci sono delle novità, degli sviluppi, mi piacerebbe essere informata. Barbara, la proposta è come se tu fossi dentro di me, è come tante persone, come voi, che mi avete
passato tutte le vostre problematiche che riscontrate anno per anno e mese per mese. Noi volontari siamo impossibilitati a trovare la soluzione e forse pensare a una borsa di studio è il minimo progetto che mi può venire per giustificare la mia coscienza, perché anch'io sono cresciuto con una borsa di studio da ragazzo e quindi è uno stimolo che ho avuto e quindi mi sembra giusto riproporre a un territorio molto difficile come il nostro, ma è anche difficile proporre una borsa di studio perché è molto articolato e perseguire non è soltanto trovare i soldi. Voi del CESPI lo saprete molto meglio di me che diciamo dalla teoria alla pratica non è semplice, però è un modo come un altro per affrontare effettivamente, come ho spiegato anche prima ad Andrea e a Mattia, per coinvolgere una realtà che sta distante da noi e quindi con la borsa di studio li si riesce a coinvolgere e questo è il mio un'altra ricerca che sto facendo, coinvolgere le persone. Sergio, guarda, io sono sicura che se poi con calma adesso ho fatto anche la vaccinazione perché sono più tranquilla e andiamo avanti con i mesi, ci si incontra, ci sono delle soluzioni, ho avuto delle informazioni, conto che io ho dei contatti anche extra latinense ovviamente, e questa cosa mi ha interessato perché so che comunque ci sono varie strade per praticarla, quindi incontriamoci e parliamone. Assolutamente, va bene. Spero che il CESPI e GetUp abbracci anche lei o lui questo pensiero. Benissimo, grazie. Un'idea veramente interessante, anche se poi le strade per perseguire e mettere in pratica le migliori idee non sono sempre facili, però ci siamo. E a questo punto do la parola a Marco Guadagnini. Prego Marco. Eccomi. Allora, sì, innanzitutto riprendo questo, diciamo, questo spunto che nasceva dall'idea di Sergio, dicendo che tra le tante cose che sono state discusse nei vari tavoli, nei luoghi in presenza virtuali in questi mesi di lavoro, ecco, questo è un pezzo che mancava è un pezzo bello, interessante che secondo me dovrà trovare in qualche modo, no, dignità all'interno di un percorso successivo. Quindi anche a me piace molto, convince moltissimo. Peraltro noi stiamo, come Tempi Moderni, abbiamo un attivo, un progetto di crowdfunding proprio su situazioni lavorative di migranti. Vabbè, magari ne parleremo in un altro momento. Allora, provo velocissimamente a dare qualche spunto su quello che invece è accaduto nei mesi precedenti, nei tavoli di lavoro precedenti, su questi tre ambiti di lavoro che avete individuato oggi. Alcuni di questi ovviamente si incrociano, nel senso che parlare di scuola nei mesi si è incrociata con l'associazionismo, parlare di formazione si è incrociata con il tema del lavoro, però alcune cose che avete citato è bello anche ritrovarle nel corso delle giornate di lavoro precedenti. Velocissimamente su scuola. Una delle primissime cose che è venute fuori che è necessario continuare ad avere aperta ad avere le antenne aperte anche su un aspetto quantitativo,
oltre a quello che è qualitativo della presenza di studenti stranieri, quindi numero, nazionalità, livello di alfabetizzazione. E così come in qualche modo ritornava anche nel ragionamento di oggi, tenere presente l'importanza di un monitoraggio attento di eventuali casi di abbandono scolastico tra gli studenti di origine straniera, di magari di bassa performance scolastica, e parallelamente individuare quelle che possono essere delle possibili azioni di contrasto sia alla dispersione che poi eventualmente a delle performance scolastiche che non sono elevate. Un'altra cosa che è emersa in ambito scuola nei tavoli di lavoro è la necessità di valorizzare le eccellenze che emergono tra gli studenti stranieri, incentivando la formazione dei più giovani. Qui ritorna il tema delle borse di studio, perché anche qui mettere in piedi delle borse di studio dedicate ai giovani più promettenti, magari. Sempre in ambito scolastico, in questi mesi si è ragionato molto anche sull'inserimento dei mediatori culturali nelle scuole. Una nota, diciamo, abbastanza dolente, più volte è stata ribadita la mancanza e quindi la necessità di figure che abbiano questo profilo. E poi, sempre per ritornare a un'altra cosa che è venuta fuori anche oggi all'interno della discussione, è immaginare dei percorsi di orientamento al lavoro in uscita dal percorso classico scolastico. Come vi dicevo, è interessante perché in questi mesi di lavoro ci sono stati anche dei momenti di incrocio tra le aree scuola, giovani, associazionismo. È tornato più volte il tema del favorire l'aggregazione tra i giovani tramite, per esempio, sport di squadra, sia quelli, diciamo, come dire, di classici, il calcio, la pallacanestro, il canottaggio. Il canottaggio è riferito a una realtà, chiaramente l'agrocontino, e sia quelli che fossero praticati dalle comunità di migranti residenti, e quindi la possibilità di, attraverso lo sport, quindi di creare aggregazione. Ritorna, così come è ritornato anche nel ragionamento di oggi, rilevante l'organizzazione di gemellaggi e scambi tra scuole italiane e scuole straniere, così come ritorna abbastanza frequentemente nel lavoro svolto l'idea di incoraggiare il confronto tra confessioni religiose, e quindi magari introducendo, ricordo un pezzo di una discussione in un tavolo di lavoro in cui si diceva che si suggeriva di introdurre nei programmi scolastici tradizionali testi di letteratura, filosofia e religioni straniere. Altra cosa che in qualche modo poi si lega un po' all'associazionismo, all'inclusione, creare dei momenti di incontro all'interno dei luoghi di culto di stranieri, per esempio, laddove questi possano essere rappresentanti in qualche modo di punti di aggregazione, di condivisione e di scambio, di confronto. L'altra cosa che veniva fuori è riguarda molto però l'associazionismo in termini di comunità straniere.
a volte è emerso nei tavoli precedenti, nei momenti di lavoro precedenti, è difficile identificare quelli che sono i rappresentanti delle comunità, identificarli consentirebbe un'informazione, una comunicazione più efficace anche tra le diverse comunità e realtà associative straniere. Io, se volete, vado avanti, ci sarebbe qualche altra cosa sul lavoro che volevo raccontarvi, però guardo anche un attimo, Dario, dimmi anche tu i tempi, come siamo messi. Ai tempi siamo messi, beh, insomma, abbiamo un ritardo un po' difficile da recuperare. Abbiamo previsto una chiacchierata di conclusione, ma a me pare che tutto sommato quello che tu stai dicendo, le cose dette nei gruppi, diano gli elementi ce li danno. Poi c'era il video di Mattia e Rocco per concludere. Io direi, Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, sì. Secondo me è importante. No, sì, ma io quello che sto cercando è vedere un po' i tempi, riorganizziamoci i tempi, tutto lì. Il video noi possiamo lanciarlo comunque, poi naturalmente ognuno di voi è libero di seguirlo tutto, oppure dopo 3-4 minuti anche staccarsi, però io direi di lasciare a Marco. Va bene, allora, ok, allora facciamo così, vai tranquillo, prendi ancora i 10 minuti. No, vabbè, era semplicemente, volevo soltanto accennare qualcosa sul pezzo. Prego, non volevo, stavo cercando di gestire un po' l'economia del tempo, però l'idea di Andrea è buona, chiudiamo tutto il tempo che vuoi e poi il video a sfumare. Ok, prego. Perfetto. Invece sull'aspetto che poi è divenuto ovviamente centrale, no? in tantissime discussioni sul tema del lavoro, ancora una volta è rientrato fortemente il tema dei mediatori culturali. Quindi una delle cose che forse portiamo a casa da questo percorso è la necessità di istituire degli albi comunali di mediatori culturali da impiegare nelle scuole o nei servizi pubblici in generale. Legato a questo, chiaramente una formazione che sia riconosciuta, certificata per la figura del mediatore culturale, e creare un meccanismo che colleghi alla figura del mediatore culturale, un meccanismo che avvicini a questa figura anche i giovani stranieri chiaramente presenti sul territorio. Oggi ritornava il tema dell'accesso ai servizi. In generale, quello che è venuto fuori è che è necessario creare degli sportelli di orientamento al lavoro per i cittadini stranieri. È una cosa della quale evidentemente si sente molto la mancanza. Quelli che ci sono evidentemente o non raggiungono la platea evidentemente sono gestiti male, nel senso che questa cosa torna moltissimo, la necessità di favorire un orientamento ai percorsi lavorativi. E poi invece c'è tutto l'altro pezzo, l'altro versante che è legato a, se volete, ai livelli di consapevolezza e comprensione dei diritti e dei doveri all'interno del mondo del lavoro. E quindi tutto il grande tema della tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo, tutto il tema forte emerso sulla tenere vivo il contrasto, la lotta al caporalato, monitorare con attenzione l'efficacia della legge regionale e in generale della legislazione nazionale per il contrasto al caporalato, tenere vivo un focus sempre su i temi della condizione del lavoro delle donne straniere,
di questo qualche cosa, anche come Tempi Moderni, ovviamente stiamo elaborando, stiamo scrivendo. Secondo me c'è ancora ci sono ancora dei passi avanti da fare, e poi ci sono tutta una serie di cose anche abbastanza concrete, pratiche, che ci portiamo avanti dopo questi mesi di lavoro, che riguardano tutto il pacchetto delle forme di prevenzione e di controllo degli incidenti sul lavoro, sia in azienda, nelle aziende, che per strada. E poi chiudo dicendo che c'è un qualcosa che probabilmente invece è emerso soltanto in parte, e che però è emerso oggi. Un punto di attenzione deve essere assolutamente dato al valutare e sviluppare le capacità dei cittadini stranieri nel creare, se volete, valore, no? E quindi nel creare lavoro ed economia attraverso il fare impresa. E quindi importante monitorare eventuali progetti che magari promossi alle istituzioni o promossi anche singolarmente attraverso attività di crowdfunding, e che valorizzino le competenze professionali dei cittadini stranieri. Mi fermo per adesso. Eccomi, mi sentite? Sì, scusate. Marco, se vuoi aggiungere qualcosa, qualche minuto c'è ancora, non devi sentirti. Comunque credo che il quadro che hai indicato completa il lavoro dei gruppi, e immagino che di tutto questo si verrà redatta una memoria, e questi elementi dovranno certamente essere presi. Quindi grazie. A questo punto, visto che hai lasciato qualche minuto prima del concesso il microfono, se c'è qualcuno che vuole fare una considerazione su quello che abbiamo ascoltato e sul percorso in generale di oggi, perché siamo in una fase di bilancio, no? Di autovalutazione, quindi ovviamente avete la possibilità di intervenire, di dire la vostra. È vero che c'è ancora un'altra giornata che ha un taglio molto tecnico e specifico, ma insomma lì non è che si toglie la voce a nessuno, quindi si può anche maturare un pensiero nel corso della settimana. Però insomma, se qualcuno vuole subito reagire, ora o mai più stasera. Bene, allora io tiro le fila, prendo atto della buona partecipazione che abbiamo avuto all'interno dei gruppi. Quando incrocerete vostri colleghi che oggi non erano presenti, non dite, come si diceva, questa è la carezza del Papa, ma dite: non sapete che vi siete persi. E poi quello che si saranno persi lo ascolteranno nella registrazione, nei verbali, nella documentazione che si produce. E a questo punto credo che Mattia e Rocco meritano almeno che di lanciare i titoli del loro video, e poi che conquisterà spettatori minuto dopo minuto, fotogramma dopo fotogramma. Prego. Va bene. Sì, condivido lo schermo. Allora. Vediamo una cosa in anteprima, quindi anteprima mondiale. Ce l'aveva chiesta Netflix, ma abbiamo detto di no, perché era già stato dato al GitHub. Allora, Allora, arrivederci a tutti prossimo lunedì sera intanto. Buona serata a tutte e a tutti. Buona serata. Grazie. Buona serata. Ciao. Arrivederci. Si sente? Sì. Sì, si sente.
sta vivendo un periodo di trasformazione di cui l'immigrazione è uno dei tratti. Il futuro di questo territorio dipende dalla capacità di saper valorizzare al meglio le persone che vi abitano. Tutti, dagli immigrati alle nuove generazioni. Il fenomeno migratorio caratterizza tutti gli aspetti del vivere sociale e in particolar modo il mondo scolastico. Nell'anno scolastico 2018-2019 erano quasi 7.000 gli studenti con cittadinanza non italiana presenti in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Latina, con un'incidenza pari all'8,16% sul totale degli studenti. Negli ultimi 10 anni il numero di studenti con cittadinanza non italiana è cresciuto del 51,6%. Si è passati dai 4.590 dell'anno scolastico 2008-2009 agli attuali 6.960 del 2018-2019. Due studenti su tre frequentano un istituto tecnico professionale. La scelta della scuola superiore è determinata durante la fase dell'orientamento scolastico, che è condizionata o dalla famiglia, che tende a mandare i propri figli in istituti più professionalizzanti, che consentono un rapido ingresso nel mondo del lavoro, o anche dai docenti stessi, come ci ha riferito una professoressa del provincia di Latina, gli stessi docenti tendono a mandare i ragazzi con background migratorio in istituti meno prestigiosi, laddove mandano gli studenti che non hanno voglia di studiare, senza tenere in considerazione le reali potenzialità e le aspettative degli stessi studenti. Il processo di inclusione degli studenti con background migratorio è determinato soprattutto dalla volontà della scuola di promuovere questo processo. E qui ci riferiamo soprattutto alla presenza di mediatori culturali che possono favorire sia il rapporto tra studenti, ma anche il rapporto tra famiglia e scuola. Chiudete l'audio, per favore. Sono dei punti di forza per favorire questo meccanismo. Durante la nostra ricerca abbiamo potuto constatare che all'interno della scuola sono presenti diverse criticità, come l'assenza del mediatore culturale, come pure l'insegnamento della lingua italiana che non è portato avanti da insegnanti che sono specializzati in questo insegnamento. Naturalmente questo è dato soprattutto dall'assenza di fondi a disposizione della scuola che appunto non gli permettono di realizzare tali progetti. Nonostante ciò, la scuola rappresenta il luogo fondamentale per promuovere l'inclusione e il rapporto quotidiano tra studenti, oltre a cementare e rafforzare il rapporto tra gli studenti con background migratorio e studenti italiani, di fatto alimenta il mutuo aiuto tra di essi. Ciao, sono Mac, io sono Vincenzo e ci conosciamo da 5 anni e ci diamo una mano a vicenda, io con l'italiano a lui e io con l'inglese a Vincenzo. E non sono rari i casi in cui gli studenti con background migratorio aiutano gli italiani nelle lingue piuttosto che nelle materie scientifiche e viceversa gli studenti italiani che aiutano e supportano gli studenti con background migratorio nelle materie più umanistiche e soprattutto quelle relative alla lingua italiana. Il 33% degli studenti intervistati nella ricerca che abbiamo svolto nell'Agropontino ha individuato nella tendenza ad isolarsi il principale ostacolo all'inclusione scolastica degli studenti con background migratorio. È interessante riflettere su questo dato, perché in una domanda successiva, quando chiediamo se la scuola è in grado di creare le condizioni adeguate a percorsi inclusivi, la risposta degli studenti nell'80% dei casi ci dice che sono gli studenti stessi che con i loro atteggiamenti tendono a isolare i ragazzi migratorio, oppure che la scuola, l'ambiente scuola in generale non riesce a creare le condizioni giuste. Ma il problema dell'inclusione è solo uno degli aspetti critici del territorio, il quale non riesce a rispondere alla richiesta di miglioramento della qualità della vita e a una prospettiva sostenibile del futuro delle giovani generazioni.
Le criticità del territorio indicate dagli studenti sono in primo luogo ambientali, lavorative, di integrazione sociale e infine di mancanza di politiche per i giovani. Lo sviluppo sostenibile si compone di 3 dimensioni: quella sociale, quella ambientale e quella economica. Queste dimensioni non sono separabili, sono strettamente interconnesse. E in tal senso il giudizio degli studenti è chiaro. L'Agropontino mostra una crisi ambientale, economica e sociale. Lo sfruttamento dell'uomo, in particolare degli immigrati in agricoltura, si accompagna al degrado dell'ambiente. L'80% degli studenti percepisce una diffusa disuguaglianza nel lavoro e nell'abitare. L'esclusione sociale, in particolare degli immigrati, è evidente sul territorio e nei comportamenti sociali, dentro e fuori la scuola. Gli studenti, soprattutto quelli di origine straniera, segnalano il problema della xenofobia e del razzismo. L'81% dei ragazzi e delle ragazze straniere dichiarano episodi di xenofobia nei luoghi pubblici e il 50% nelle scuole. L'aspetto più preoccupante è che il 60% degli studenti vede il proprio futuro fuori dall'Agropontino, in un'altra città italiana, e addirittura in maggioranza relativa, il 33%, fuori dall'Italia. Questo territorio sembra non sia in grado di offrire opportunità di lavoro e di crescita culturale per le nuove generazioni. La presenza a scuola dei ragazzi con un background migratorio è ormai diventata una consuetudine per noi professionisti scolastici. Sarebbe auspicabile che ogni ragazzo migrante avesse a suo ausilio un tutor personale, che sia esso adulto e alla pari, per mettere in atto soprattutto quelle attività curricolari su strategie educative peer-to-peer, che permetterebbero al ragazzo una perfetta inclusione nel campo scolastico. In questa situazione è risultato di notevole vantaggio anche l'adozione di alcuni progetti che il terzo settore può attivare sulle scuole, che diventano poi curricolari o anche extracurricolari. Sono risultati molto positivi le realizzazioni di reti con le agenzie territoriali e con altre istituzioni scolastiche, soprattutto per studiare quello che è l'obiettivo 10 dell'Agenda 2030. In questo obiettivo 10 dell'Agenda 2030 noi abbiamo potuto analizzare quelle che sono le criticità dell'immigrazione sul nostro territorio. Il Sud Pontino risulta essere uno dei territori ad più alto tasso di immigrazione, soprattutto per il settore primario, che è quello relativo all'agricoltura, e i ragazzi hanno potuto vedere in maniera diretta ciò che accade riguardo al caporalato. In conclusione alla nostra ricerca abbiamo interrogato gli studenti, i docenti e le associazioni della società civile a darci dei suggerimenti su come migliorare la vita nell'Agropontino e abbiamo sviluppato un manifesto finale per una scuola inclusiva e un Agropontino sostenibile. Imparare attraverso le attività di socializzazione tra studenti, per esempio i laboratori teatrali, le ditte scolastiche e altre attività relazionali. Un tutore per ogni studente neoarrivato. Creare spazi di conoscenza e crescita. Condividere le buone pratiche di inclusione del territorio. Coinvolgere le seconde generazioni nei processi di inclusione scolastica. Attivarsi per promuovere il turismo ed un'economia sostenibile nel territorio pontino. Fare rete per una scuola inclusiva. Promuovere lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale. Attivarsi per salvaguardare l'ambiente. Avere dei mediatori culturali a scuola. Bene, una domanda. Questo video è disponibile su YouTube? Sì. Ah, ottima idea, cioè ottima informazione. Quindi fatelo sapere a tutti i partecipanti, magari con una mail, perché può essere utile condividerlo, magari non così, quindi senza i salti, in maniera più fluida, si possono organizzare dei gruppetti, possono farlo conoscere agli altri.
Ottimo, grazie, buonasera a tutti. Grazie, grazie a tutte e tutti. Ciao, grazie, buonasera. Ciao a tutti. Ciao. Buona serata. Mattia. Ciao a tutti. Mattia, c'è ancora? Sì, ecco, sono qua. È meglio vedere su YouTube che con Zoom, piuttosto che con Zoom a salti. Piuttosto. No. Ciao. Ciao. Sì, Dario, ciao. L'idea era quella di sponsorizzarlo, ma no, ma scherzo, era una battuta per quello che ci siamo detti. No, Zoom è così, però benissimo. Disponibilità su, ottimo. Grazie, ciao. Grazie. Ciao Dario.